Amici del grande calcio, prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete partecipare ad una nostra live su Twitch dove parliamo di calcio a 360 gradi, scriveteci su Instagram. Tranquilli, troverete tutti i link in descrizione. Continuate a seguirci e buona visione. Amico mio, bentornato su un altro video di Senza Giri di Parole. Questa volta facciamo un giovanissimo, Luca Romero, un giocatore in forza alla Lazio, 17enne, 165 cm d'altezza, un piede sinistro, come la migliore tradizione argentina vuole, e che gioca principalmente a centrocampo. In realtà trequartista, però siccome è così tanto giovane non si è capito precisamente dove dovrebbe essere piazzato in via definitiva. Ricordo, prima di iniziare, che se volete potete consigliarci un giocatore, quindi mi raccomando non esitate. E potete seguirci anche poi sulle nostre pagine, sia di Instagram, sia l'altro canale di gaming, sia Twitch. E che cosa possiamo dire su questo giocatore? In realtà non tantissimo, perché comunque è un calciatore, lo possiamo vedere anche dai filmati, che ora come ora si è fatto vedere in particolare nelle giovanili. E stiamo parlando di un calciatore che è piuttosto interessante. È vero che rispecchia il canone del classico giocatore brevilinio argentino. Quindi ovviamente è stato già fatto il paragone con Messi, anche perché, piccolo aneddoto, lui do sarebbe dovuto andare al Barcellona, però quando andò a fare il provino col Barcellona aveva meno di 10 anni, quindi non poteva essere ancora assunto dai catalani, e quindi è finito in forza al Mallorca, dove comunque si è fatto vedere come si deve. Giocatore che impressiona per la tecnica che ha palla al piede, ha una confidenza col pallone veramente argentina, diciamo sudamericana, vede degli ottimi corridoi, ha un dribbling veramente, veramente straordinario per l'età, che ha dimostrato anche con i giocatori molto più grandi di lui, e infine i passaggi. Cioè, ragazzi, questo è un giocatore che già ha dimostrato proprio in Serie A di avere un'accuratezza nei passaggi impressionante. Quest'anno in media è vero che non ha giocato tanto, ma siamo sul 98% di passaggi completati. Cioè, la prima volta che vedi questo giocatore, la prima cosa che ti viene in mente è che ha talento, cioè ha talento da vendere, ma si vede proprio da come tocca palla, cioè non ci vuole chissà quanto tempo per capire che ha qualcosa di particolare. Le basi ci sono, anzi, queste sono proprio basi più che ottime. I grandi campioni, le grandi leggende da piccoli erano più o meno così. Cioè si vede una differenza con i suoi coetanei, ma pure gli adulti, perché poi questo ragazzo ha fatto, se non sbaglio, il record del giocatore più giovane che ha mai debuttato nella Liga. Anche Questo anche nella Lazio, ha fatto la stessa nella, cosa pure nella cioè, Lazio. quindi lui è un piccolo prodigio, cioè giocare a questa età, a 16 anni, con i grandi, non è da tutti. Cioè, se arrivi ad avere questo privilegio è perché c'hai qualcosa di speciale. Quindi iniziamo a parlare dei pro e dei contro. Cioè, il pro principale è il controllo di palla. Cioè, ragazzi, non so se lo state vedendo, penso di sì. Quando porta palla, il pallone sembra incollato al piede. Da fermo, vabbè, tutti più o meno possono tenere il pallone così tanto in controllo, ma in corsa è difficilissimo. E poi il fatto che usa soltanto il piede mancino ti fa pensare ai più grandi, ovviamente. Un suo contro, ovviamente, è l'altezza. Purtroppo non so quanto diventerà alto da qui fino ai 21 anni, ma è destinato ad essere un giocatore bassino. E nel calcio moderno questa cosa, ovviamente, si farà sentire parecchio, perché i calciatori iniziano ad avere tutti quanti delle altezze un po' proibitive per lui, perché partono tutti dall'1,80 in su. Prevedo che man mano che si andrà avanti, i giocatori così bassini e tecnici diventeranno sempre di meno. Vedremo lui se riuscirà ad avere la stessa forza come hanno fatto i suoi predecessori, che hanno avuto queste caratteristiche fisiche. Io ti nomino come suo pro principale la tecnica. La tecnica di base per me è impressionante. Tecnica che viene rispecchiata anche dalla sua visione. L'abbiamo già visto in un paio di azioni, ma questo giocatore già vede dei corridoi che sono impressionanti a pensarci. Poi sa fare un po' tutto, perché io ho visto fare
passaggi di prima, gli ho visto fare passaggi lunghi, gli ho visto fare cross. Sinceramente è impressionante la tecnica di base che ha questo giocatore considerando l'età. È vero che con la tecnica di base solitamente si dice che ci si nasca, però manifestarla a questa età, secondo me, comunque è un display, un grande display di abilità. Per quanto riguarda il contro, sì, mi accodo ai tuoi, ti aggiungo anche il fatto che si sente parecchio in questo momento della sua carriera che è un mancino naturale, il destro lo usa per correre e basta praticamente. Quindi forse ci dovrà lavorare perché come dici tu è probabile che avrà difficoltà nel corso della sua carriera per mille motivi diversi che poi combaceranno con la questione fisica, atletica. Anche il fatto che in questo momento è di poco aiuto alla causa difensiva, questa è una caratteristica, cioè caratteristica, un difetto che ha fatto notare Sarri che non è molto affidabile in questo caso, cioè, che cazzo di passaggio ragazzi, non è molto affidabile Sarri per quanto riguarda queste cose, però sapete ormai se il calciatore, il portiere non fa il difensore e l'attaccante non torna 30 metri dietro la porta avversaria e va a salutare i tifosi, non è un giocatore adatto alla categoria. Quindi sì, per lui è una pecca oggigiorno che potrebbe fargli perdere qualche anno, perché Sì. magari, sai, se fosse quel giocatore che corre tutta la partita e ti Diciamo recupera la palla, magari lo premierebbero un po' di più gli allenatori. che lui ha molte cose da superare. Cioè, diciamo, il momento storico è proprio contro questa tipologia di giocatore. I dribblomani ormai, i fantasisti in generale, vengono sempre messi da parte. Gli allenatori preferiscono l'esterno che ti torna, oppure l'esterno che fa l'1-2, che gioca di squadra, piuttosto che l'esterno che prende palla e se ne dribbla 3. E poi il campionato che ha scelto, diciamo, c'ha parecchie difficoltà da superare. E Sicuro. l'unico modo che ha per superare tutte queste montagne è proprio il talento, che è sconfinato. Per quanti preconcetti ci possono essere, se poi ha un talento così tanto superiore che poi sono Messi e gli altri hanno avuto gli stessi problemi, e tutti si sono dovuti arrendere ai giocatori che riuscivano a decidere una partita da soli. Quindi è quello lo step che dovrà fare, dovrà convincere gli scettici che lui fa parte di quella categoria là, giocatori che devono giocare, punto. chi ti ricorda questo giocatore? Allora, sono due giocatori che mi ricorda fondamentalmente del passato, Pablo Aimar. Secondo me non ha fatto carriera a grandissimi livelli soltanto perché non faceva tanti gol, però era un calciatore dalla tecnica unica. Certo, Vabbè, la somiglianza con Messi ci sta. Cioè, certo. secondo me è proprio quasi identico al primo Messi che abbiamo visto nella primavera del Barcellona. Cioè, se prendi una È foto. andato pure dallo stesso Ma è parrucchiere, dai. uguale, cioè, è uguale, è identico. Quindi, il paragone con Messi ci sta tutto. Mo' che diventerà un mignolo di Messi, sarebbe una grandissima fortuna per Romero. Invece, per quanto riguarda un voto che daresti al giocatore attuale e al suo potenziale? Allora, attualmente gli do un 6 più perché comunque ha mostrato tanto, tanto talento, tante qualità, però non basta per essere considerato già da 7 o addirittura da 8. Invece al potenziale ti dico 9 perché c'è un potenziale incredibile. Non do 10 al suo potenziale semplicemente perché i problemi fisici. Cioè, le differenze fisiche in futuro si sentiranno sempre di più e ho paura che lui non riuscirà a fare quello che ha fatto Messi. Perché Messi aveva il quadruplo del suo talento, purtroppo. Sì, Anche a 16 anni. io ti dico invece 5 e mezzo per quanto riguarda il presente e 9, sì, 9 pieno per quanto riguarda il futuro. C'è stato un altro giocatore che ha avuto la fortuna di vedere in questa fase della sua carriera, cioè soltanto nelle giovanili, che è Joao Felix. Peraltro, questo aneddoto io non l'ho già raccontato nel video che abbiamo fatto, quindi se siete interessati andatevelo a guardare. Il video di Joao.
sul canale. Aveva colpito questo giocatore che giganteggiava tra i suoi coetanei, cioè era palese che pure se avesse 16 anni, calcisticamente ne aveva già 20. E lui è la stessa cosa, però ancora più di Felix, che comunque questo qui, questo signorino, ha già segnato 250 gol tra le giovanili, non è un sì. giocatore che tra le giovanili ha dimostrato di avere tanta classe però poca sostanza, no, è un giocatore che se ha segnato, ha fatto segnare, ha illuminato giocate imprevedibili, cioè, insomma, tanta roba, però tra i professionisti sono poche presenze, cioè c'ha meno di 20 presenze quasi tra i professionisti. Senza sottovalutare comunque che, e io lo posso dire da tifoso napoletano, fidatevi, essere riuscito a ritagliarsi una decina di presenze in tutta la stagione con un certo Maurizio Sarri in panchina è uno dei più grandi raggiungimenti che potrà mai fare in carriera. Cioè questo magari vince la Champions League 3 anni consecutivi, ma questo rimarrà il suo più grande raggiungimento in carriera. Non sto scherzando. Zapata con Sarri non ha visto neanche l'inizio del campionato, perché l'ha scartato direttamente in ritiro prima dell'inizio. Esatto. Oh, ci credo tanto in questo ragazzo, esattamente come credevo in João Félix, che ovviamente aveva tanto in più, non a livello di classe, perché questo lo devo concedere, per l'eleganza stiamo... Sì, perché purtroppo sì, è quello. Perché ormai il calcio è questo tipo di sport dove se sei un po' come nell'NBA del basket americano, soprattutto se tu sei un freak genetico, la differenza la fai, purtroppo. Giocatori come Donnarumma, come Milinkovic Savic, Pogba sono esplosi alla loro età, sì, perché erano talentuosissimi, per carità, ma anche perché li mettevi in campo e sembravano dominare addosso ai 25 anni. João Félix aveva questa cosa qui, poi noi facciamo un po' gli sboroni perché João Félix si è fatto male, si è rotto il crociato, però João Félix ha fatto l'inizio di carriera pauroso, pauroso. Sì. Ha dominato sui campi della Champions League e all'inizio pure nell'Atletico Madrid, quindi c'è da vedere se lui gli pagherà l'investimento mentale che gli facciamo, perché poi sennò facciamo una bella figura e merda in assoluto. Vabbè, il più grande ostacolo sono gli infortuni che sono sempre dietro l'angolo in questo maledetto sport. Tanti talenti purtroppo si sono persi perché troppo colpiti troppo colpiti dagli infortuni. Vabbè, quindi non ci resta che aspettare. Sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo giocatore. Continuate a seguirci perché ci sono ancora tantissimi giocatori da analizzare senza giri di parole.